ero uscito da una discoteca e ho fatto la pipì per strada. Ciao, sono Jeremias e questa è la mia puntata della parola chiave. Jeremias Rodriguez, o lei Sorge. La nostra relazione è iniziata là, e io l'ho detto già altre volte, in altre opportunità. Non è il contesto migliore per conoscere una persona, quindi quello che è stato bellissimo, ma vedremo fuori. Allora, scrivo tanta roba, cuore, cuore, se non era troppo serio. Comunque ho scelto questa frase perché lei capirà. Jeremias Rodriguez, sorelle, sono le mie sorelle, sono le persone che amo di più nella mia vita e tutto questo forse lo devo a loro. Jeremias Rodriguez, Riccardo Fogli, io ho legato molto con il nonno. Cosa ne pensi dell'attacco che c'è stato nei suoi confronti da parte di Corona? Mi dispiace di più per le persone che lo fanno. Ho avuto modo di parlare con Fabrizio e lui mi ha risposto bene dicendomi quello che era successo e riconoscendo che avevo sbagliato. Chiedere scusa vuol dire cambiare e non rifare. Jeremias Rodriguez, lumache. Pensavo di non farcela, ma dopo 4-5 giorni che inizio a sentire un po' di fame, tutto va bene. Jeremias Rodriguez, rasta. Una volta avevo le raste. Le ho tagliate, in realtà non le ho tagliate io, mi ha visto mia sorella Belen, la prima volta che sono venuto in Italia. Mi ha detto no, siediti che ti sistemo un po' i capelli. E appena mi sono seduto ho sentito il rumore delle forbici, proprio, sai, quando tagli un cavo, cioè era una cosa che mi sono reso conto subito che mi avevano fregato. Ti va di tornare nel passato con noi e riprovare la sensazione di avere i rasta? Come facciamo? Ci racconti la prima volta che ti sei fatto i rasta? Allora, la prima volta che mi sono fatto il rasta, non me lo ricordo perché non è stata una cosa, diciamo, fatta apposta. Ma le canne no. Non ce l'ho portate, non c'erano Cazzo. nei props. Allora, Geremia, sa un figlio? Purtroppo devo dire che non ho un figlio, però ho tanta voglia. Jeremias Rodriguez Arianna Romero. All'inizio, i primi giorni, abbiamo legato un pochino. Poi dal momento che mi ha detto 4-5 volte che mi voleva bene, che mi voleva troppo bene, ho iniziato a cambiare pensiero perché per me voler bene una persona arriva col tempo. Sole l'ho vista sicuro. Un po' gelosa il giorno che mi è scappata quella battuta. Puoi scopare. Ma parlavo di la scopa io comunque, no, nessuno l'ha capito. Jeremias Rodriguez Andrea Iannone. Siamo molto amici, è stato anche mio cognato, purtroppo è finita. Allora, Jeremias Rodriguez Pipì, questa ero uscito da una discoteca, è molto conosciuta a Milano, mi stavo facendo pipì. Ho un po' brillo. Ho fatto la pipì per strada, solo che un amico mio mi ha fatto la foto, per me la foto era divertente, l'ho postata e ho scatenato un macello. Al posto di togliere la foto l'ho lasciata e sono andato a pulire, ho fatto il video e l'ho postato pure. Jeremias Rodriguez e Stefano De Martino, allora è il papà di mio nipotino, ora non lo so come sta andando. Jeremias Rodriguez ex, Che rapporto hai con le tue ex? sinceramente. Grazie per non chiedermi. Jeremias Rodriguez fisico, sono stato super ciccione. Ci sono delle persone che si accettano così, io non mi accettavo. Sono riuscito a risolverla prima di magari di espormi a un contesto del genere dove comunque ti esponi al giudizio delle persone e sull'isola ho perso 19 kg in più. Adesso devo fare un po' di palestra, basta. Sarò contento per la prima volta nella mia vita. Questa era la mia puntata di La Parola Chiave. Un bacio a tutti.